Dal punto di vista della rarità, è sicuramente interessante proprio visitare la prima mostra che abbiamo in programma di presentarvi, quella che si tiene a Bologna, nello spazio Simpo, che è l'ex chiesa di Santa Maria del Buon Pastore. Sono cartoni, disegni smisurati del Novecento italiana, con 20 cartoni di pittori anche molto noti, come, e anche diversi fra loro, come De Carolis, Severini, Cambellotti, Galileo Chini, Achille Funi, ancora Ottone Rosai. È una raccolta molto varia. La mostra viene da una raccolta della Galleria del Leoconte di Roma, riunita appunto dalla Galleria di Roma, ed è curata da Marco Fabio Apolloni e Monica Cartarelli. Ne parliamo con Paola Pallottino. Buonasera. Buonasera. Che è una storica delle illustrazioni, che ha scritto un bel saggio in catalogo, soprattutto per capire come questi materiali in alcuni casi sono diversi, perché i cartoni, i manifesti possono, diciamo, i cartoni possono servire e sono in alcuni casi preparazioni per tanti progetti diversi, progetti inseriti in lavori architettonici, progetti che riguardano grafica. E quindi è una galleria molto inusuale questa che si può vedere, anche molto rara. Credo, possiamo partire credo da qui, no, Pallottino? Sì, direi che io ho già lavorato con la Galleria del Leoconte a una precedente mostra e mi sono appassionata per questo ruolo che la Galleria sta assumendo, che chiamerei quasi di servizio, perché la Galleria sta privilegiando quei materiali che Genette chiama di paratesto, parlando della letteratura, ossia quei materiali tutti intorno al libro, e in questo caso tutti intorno all'opera d'arte, che sono appunto costituiti da schizzi, da maquette, da prebozzetti, da bozzetti, e in questo caso nella mostra di questi giganteschi disegni di cartoni, cartoni destinati poi ad affreschi, a vetrate, a grandi realizzazioni anche musive, e che rappresentano un momento di passaggio. Quello che è affascinante della Galleria Leoconte, secondo me, è, a parte la qualità di questi materiali, che come lei ricordava sono di Cambellotti, di Funi, di De Carolis, di Severini, di Galileo Chini, ossia dei grandissimi nomi di artisti del Novecento, ma direi che quello che è affascinante è che in qualche modo la Galleria, attraverso questi suoi materiali, permette di vedere il passaggio, permette di capire il processo artistico, il momento di passaggio appunto da questi materiali fino all'opera finale. E come diceva Denis Diderot, sono spesso lo schizzo a più fuoco dell'opera finale. E questo Infatti, sì. questo è veramente interessante nelle sue parole, proprio colto questo aspetto. Lei parlava di elementi che sono intorno all'opera d'arte, ma questi diventano, che non pensati per essere dei lavori autonomi, credo quasi totalità dei casi, diventano delle opere d'arte che, soprattutto per la contemporaneità, hanno una forza, una penetrazione visiva ancora più emozionante, ancora più vivace, ancora più attuale. Direi straordinaria, e questo è confermato, ma direi fin dall'antichità, ossia pensiamo per un attimo a Michelangelo, pensiamo ai prigioni e alla deposizione. Beh, la deposizione è un'opera somma, inarrivabile, meravigliosa, eccetera, ma i prigioni hanno nella loro rudezza, nella loro non finitezza, una qualità espressiva veramente strabiliante. E questo Ecco. accade spesso per molti di questi materiali, diciamo così, di soglia, come li chiamo io, prima di arrivare all'opera Allora, d'arte. vogliamo fare due o tre esempi proprio per far capire di quali lavori si tratta. Proviamo anche a descriverne qualcuno, la battaglia di Achille Funi, Sì, oppure il lavoro di De Carolis, e qualcuno di quelli che invece, per esempio, guardano non dico alla cartellonistica pubblicitaria, ma a un altro tipo di uso che non quello, per esempio, della pittura murale che, diciamo, negli anni Beh, per 30. esempio, sì, per questo potremmo parlare di un'opera di Cambellotti che amo molto e che è un disegno preparatorio per il grande manifesto per Fabiola. Il Il grande film. manifesto a colori ha una serie di belve in primo piano, molto, molto espressive, sono delle leonesse, dei leoni, eccetera, e che qui sono tratteggiate con
di getto, con un segno veramente al limite dell'espressionismo, e assolutamente coinvolgenti. Ecco, questo era uno dei disegni preparatori, tra l'altro lo chiamerei un disegno pre-bozzetto, perché poi il manifesto è molto più grande, per cui dopo è stato evidentemente eseguito un'opera più grande, ma questo pre-bozzetto, questo disegno è talmente strabiliante, talmente espressivo, che veramente merita di essere analizzato fino in fondo. E proviamo a invece guardare gli altri. Quali di quelli che sono stati scelti e che sono stati riuniti più che altro in questa collezione hanno per esempio il crisma della rarità, cioè ci offrono Ma guardi, no, la devo interrompere, sì, subito, perché tutti hanno il crisma della rarità. No, voglio dire, c'è un Rosai che poi non era destinato a niente, che è un disegno di una crocifissione che so che a Marco Fabio Apolloni piace molto, perché in effetti è un'immagine tormentata e struggente, ma direi che tutti, per un verso o per un altro, alcuni ancora con i pochettini, perché naturalmente questi disegni venivano poggiati contro il muro che era preparato per l'affresco. Poi lo sappiamo, l'affresco va realizzato in velocità, per cui bisogna essere molto, molto rapidi, avere una buona base di traccia sotto, di disegno sotto. Venivano tutti bucherellati lungo le linee, dopo venivano con un tamponcino con carbone tutti battuti, in modo che rimanesse questa lievissima traccia sul muro, che poi veniva ripresa in disegno, e infine veniva dato il colore dell'affresco. Per cui direi che tutti sono veramente una testimonianza, insomma erano veramente materiali da recuperare, e secondo me la galleria si sta muovendo molto bene, perché queste sono opere di passaggio, va bene, sono opere in itinere, ma costituiscono per arrivare all'opera finale, ma già hanno un valore intrinseco veramente di straordinaria espressività. A parte quella che forse anche per il suo interesse, diciamo, di studio, lei ha immediatamente scelto di scrivere, quella di Cambellotti, qual è l'opera che l'ha colpita di più? Ma probabilmente la Battaglia di Funi è anche messa molto bene. Direi che la galleria ha scelto questa sede chiesa sconsacrata in via del Lame, e devo dire che l'hanno allestita molto bene. È la prima opera che si vede entrando, ed è di grande forza, di grande potenza espressiva. Allora, ricordiamo, a Bologna, Simpo è il nome dello spazio, l'ex chiesa di Santa Maria del Buon Pastore, molto vicino a, proprio come ha giustamente ricordato lei, subito dentro Portalame, è praticamente, sì, nella zona centrale della città. Molto vicino alla Cineteca anche. Ecco, molto vicino alla Cineteca, un buonissimo riferimento, nel quello che oggi si chiama un po' distretto delle arti, se vogliamo. Io ringrazio molto per averne parlato Paolo Pallottino, e ricordo che la mostra si può vedere fino al 31 di gennaio, si apre domani fino al 31 di gennaio. Non perdete questa occasione se siete a Bologna, o se Bologna avete occasione di visitarla. Grazie per essere stata con noi, Paolo Pallottino. Prego, arrivederci, buonasera.